Il canto del Te Deum conclude il 2014 di Papa Francesco e la celebrazione dei primi vespri della solennità di Maria Santissima Madre di Dio, celebrati nella Basilica Vaticana. Pochi minuti prima, nell'omelia, il Pontefice aveva invitato i fedeli a riflettere sul significato del tempo, atmosfera dell'Epifania di Dio, manifestazione del mistero e del suo amore concreto. E da Vescovo di Roma ha proposto ai cristiani della sua diocesi un esame di coscienza sulla qualità del nostro operare, del nostro vivere, della nostra presenza in città. Quando in una città i poveri e i deboli sono curati, soccorsi e aiutati a promuoversi nella società, essi si rivelano il tesoro della Chiesa e un tesoro nella società. Invece, quando una società ignora i poveri, li perseguita, li criminalizza, li costringe a mafiarsi, quella società si impoverisce fino alla miseria, perde la libertà e preferisce l'aglio e le cipolle della schiavitù del suo egoismo, della schiavitù della sua pusillanimità. E quella società cessa di essere cristiana. Il Papa ha ricordato poi che le gravi vicende di corruzione emerse di recente richiedono una seria e consapevole conversione dei cuori per una rinascita spirituale e morale, come pure un rinnovato impegno per costruire una città più giusta e solidale. La liturgia, ha spiegato Francesco, ci invita oggi a lodare il Signore e a chiedergli perdono. Gesù ci riscatta dalla schiavitù, ha aggiunto, ma dobbiamo domandarci se viviamo da figli o da schiavi. Questo perché abbiamo paura della libertà che ci pone davanti al tempo e di fronte alle nostre responsabilità di viverlo bene. Citando indirettamente Roberto Benigni, grande artista italiano, il Papa ha sottolineato che per il Signore fu più facile togliere gli israeliti dall'Egitto che togliere l'Egitto dal cuore degli israeliti. Nel nostro cuore si annida la nostalgia della schiavitù, perché apparentemente è più rassicurante, più della libertà, che è molto più rischiosa. E come ci piace essere ingabbiati da tanti fuochi di artificio, apparentemente belli, ma che in realtà durano solo pochi istanti. E questo è il regno, questo è il fascino del momento. Al termine della celebrazione il Papa ha visitato il presepe allestito in piazza San Pietro, si è raccolto in preghiera davanti alla Natività e si è fermato a salutare molte delle persone presenti.